Presidente De Monte, oggi avete illustrato un bando per reperire, per selezionare figure di altissima professionalità di assistenza tecnica per il Port Fest. Sì, con questo bando, Abruzzo Sviluppo, su indicazione quindi del Presidente della Regione Abruzzo. Si è voluto quindi dare la, massima, diciamo, ehm, la, la necessità di ripetere figure altamente professionali, quindi non premiare in maniera automatica chi avesse già svolto quindi, questa attività, ma premiare il contenuto dell'esperienza professionale. La necessità quindi di avere figure che hanno già diciamo, lavorato nell'ambito di ehm, procedure complesse, di programmi quindi complessi, di valenza quindi nazionale e comunitaria e che possono quindi in qualche modo dare valore aggiunto quindi, alla Regione Abruzzo. Ecco, il bando si aprirà lunedì prossimo e poi ci sarà tempo fino al 19 per presentare domande. Verrà pubblicato all'8 fino al 19, ehm, la possibilità di presentare quindi, domanda, ci sarà poi una commissione che valuterà ehm, i titoli, eh, l'esperienza maturata nell'ambito eh, universitario eh, e poi l'esperienza e infine con un colloquio all'interno del quale poi verranno prodotte le eh, referenze scritte che attestano quindi anche quindi non solo il numero di anni di esperienza ma proprio il contenuto dell'esperienza. Qual è la funzione eh, di queste figure eh, professionali? Cosa, cosa dovranno fare? Eh, queste figure personali vanno ad affiancare oggi la struttura regionale eh, nella quindi, predisposizione quindi, dei bandi che nei prossimi sette anni, otto anni la regione quindi, eh, andrà a fare nell'ambito dei cinque domini che rappresentano poi, poi il contenuto del proffers.